stelline, ecco, vedete. Rispettivamente sotto, dopo l'evidenza, ci sono le novità. Le novità non necessariamente hanno già le stelline appunto per loro natura, perché sono novità. Alcuni hanno già le stelline perché magari sono già software conosciuti, però non erano ancora entrati nei repository, per dire. Ecco, allora qui ci sono anche le novità, vedete, qui ci sono alcuni senza stelline, ma magari si faranno riconoscere più in là e acquisteranno delle stelline con le recensioni degli utenti. Ecco, quindi questo qui è il pannello iniziale che è già cambiato mica male rispetto alla situazione corrente. Poi, fra le categorie di software disponibili è apparsa anche quella a pagamento, dove appunto si può acquistare software, oltre alla marea di quello disponibile gratuitamente. Qui si pensa a programmi particolari, soprattutto ai giochi. In effetti ci sono già degli accordi con delle case produttrici di giochi che sono interessati a mettere i loro giochi in questa categoria. Infatti, se io clicco qua, vedete, a pagamento, scusate, un gioco è già presente, almeno uno, questo stato beta di Unity, giusto per far vedere che si può popolare anche questa categoria. Ecco, questo qui è un gioco nella categoria pagamento. Cosa vuol dire la categoria pagamento? Che se io clicco sulla voce, voglio vedere un po' qualcosa di più, ho il pulsante ulteriori informazioni, mi viene dato il dettaglio del gioco, uno screenshot, come si può vedere, si può anche ingrandire l'immagine per vederlo meglio cos'è sto gioco, spiegato qui di cosa si tratta, i dettagli tecnici, chi è, chi non è e il prezzo. Il prezzo in dollari americani, in questo caso 2,99 dollari. Se si preme questo pulsante si può acquistare, avviare la procedura di acquisto e poi, già che ci siamo, che ho aperto il dettaglio di un applicativo, vedete la zona delle recensioni dove ogni utente può dare il proprio giudizio, il proprio apprezzamento o anche meno che la propria critica, sempre nei limiti della decenza, ovviamente. Ecco, per poter scrivere la recensione, tra l'altro, qui posso già rimpicciolire il nostro punto qui, comunque, ecco, per scrivere la recensione, ecco, il prossimo punto parlo proprio della recensione. La recensione è composta da due parti, diciamo le stelline classiche che a colpo d'occhio danno l'apprezzamento, e un testo, un commento a dire: "Wow, questo programma non serve a niente, questo programma è eccezionale, non potrei farne a meno", eccetera, eccetera, eccetera. Poi tutta la somma delle stelline e dei giudizi si riflette qui in alto nelle stelline globali, e per poter scrivere una recensione bisogna avere un account Ubuntu One, che è poi il sistema delle nuvole cloud di Ubuntu, o Launchpad, insomma, poi lo stesso tipo di connessione, un account Canonical, insomma, ecco, dell'infrastruttura in rete di Canonical. E una volta che ci si è fatto il login, c'è la possibilità di scrivere a nostra volta una recensione. Vediamo, usciamo dalla sezione a pagamento e poi qui ci sono altre sezioni, ma vediamo per esempio software, vediamo software installato, ecco, è qui che volevo arrivare, so, pagamento o meno. Vediamo per esempio l'analizzatore di disco, che è poi quello con l'iconcina bella colorata che ho usato qua prima per dimostrarvi il trascinamento dell'icona dalla dash. Ecco, questo è già installato, quindi ha i suoi giudizi, totale di 11 giudizi, molto buono come software ritenuto. Quindi invece del pulsante acquista, rispettivamente installa, c'è il pulsante rimuovi ovviamente perché è già installato, c'è la sua icona, il suo dettaglio e recensioni, ecco. Quindi qui ci sono le stelline, vuoi scrivere la tua recensione, quindi se io clicco qua, io voglio scrivere la mia recensione su questo software e devo appunto essere, ecco, vedete,
per poter scrivere una recensione io devo essere registrato nel sistema in rete di Ubuntu. Se possiedo già un account faccio clic per accedere, se no Ubuntu Single Sign-On, quindi Launchpad, Ubuntu One, insomma ecco. Una volta che c'è quell'account lì, che poi è gratuito, se io ce l'ho già, faccio clic qui, metto il mio indirizzo email e la mia password e poi da lì in avanti, adesso annullo. Voilà, da lì in avanti posso poi scrivere il mio commento e mettere le mie stelline. E questo non è male, eh? È una di quelle caratteristiche appunto che avvicina ai market tipo Android per i telefoni e smartphone. Ecco, in effetti è del tutto simile. I programmi sono organizzati in categorie, questo l'ho già detto prima, all'inizio, sulla pagina iniziale principale di Software Center. Poi, quando si installa un programma, appare un'opzione che chiede se si vuole creare direttamente l'icona sul launcher. Ecco, questa è veramente un'integrazione con Unity. Adesso qui dobbiamo andare su un programma non installato, ovviamente, se no non posso farvi vedere quello che ho appena detto dalla scaletta. Prendiamo un programma qualsiasi, questo qua, 7-zip. Non sono obbligato a entrare nel dettaglio ulteriori informazioni, posso fare direttamente installa. Quindi se io lo installo, mi chiede ovviamente la password. E lui me lo sta installando. Questa è la via diretta. Se io apro ulteriori informazioni, intanto vedete che in questo caso, ecco questo è interessante, in questo caso 7-Zip è un programma da linea di comando. Cosa vuol dire? Non c'è un'interfaccia grafica a disposizione e quindi non appare quello che ho appena letto, e quindi cioè non appare l'opzione in Software Center che mi dice: vuoi mettere l'icona di questo programma direttamente nel launcher, sì o no? No, perché non c'è un'interfaccia grafica, essendo, come potete vedere, uno strumento da linea di comando, e quindi me l'ha installato e non mi ha chiesto niente. Scusate, scrive una recensione, lo posso fare diventare piccolino, ecco qua. Allora, siamo arrivati qua, icona nel launcher, dicevo. Quindi questo programma, non avendo un'interfaccia grafica, ripeto, non mi ha mostrato l'opzione. Ma se io ne prendo uno che in realtà ha un'interfaccia grafica, vediamo per esempio AB Word, che è un'alternativa a LibreOffice, vedete che ha un'interfaccia grafica normalissima. Ecco, se io schiaccio il pulsante per installare, vedete che appare qui: vuoi aggiungere AB Word al launcher? Non ora, o aggiungi? Dico non ora perché non mi interessa, non me lo aggiunge. Se faccio aggiungi, quando ha finito di installare, qui lo dice in inglese, ma lo dice quando sta per essere aggiunto al launcher, appena l'installazione è completata. Quindi sta completando l'installazione. Aspettiamo un attimino, oppure tanto gironzoliamo un attimo per far passare il tempo. Ecco, ha finito l'installazione, vedete, ha finito l'installazione, e cosa è successo? Che gli ho detto sì, aggiungi l'icona, e voilà, l'ha aggiunta, pronto per essere usato. Adesso io, giusto per far pulizia e per ulteriori eventuali demo, io farei un bel rimuovi dei due programmi che ho aggiunto. Almeno questo io lo rimuoverei. Rimuovi.